È puntualmente ritornato in occasione della festività di San Giuseppe il torneo di calcetto dell'Oratorio San Filippo Neri di Orvieto, in cui si sono sportivamente confrontati i giovani frequentatori dell'oratorio appartenenti ai quattro quartieri della città. Sentiamo da Don Danilo Innocenzi le novità di questo anno, che hanno compreso anche un cambiamento della sede in cui si sono svolte le combattutissime gare. Questa terza edizione del torneo dei quartieri dedicato al santo patrono Giuseppe assume una veste particolare quest'anno. Innanzitutto il luogo non si svolge nel solito campetto dell'oratorio San Filippo Neri, ma si svolge qui al campetto di Villa Mercede. Allora, se permettete, all'inizio di questo momento così semplice ma altrettanto solenne, farei un grandissimo ringraziamento e un calorosissimo applauso ai padri mercedari e gestori qui del campo che ci danno questa possibilità. Grazie mille. Voi sapete che quest'anno il nostro oratorio è chiuso causa terremoto. Non è stata una scelta, dolce e leggera il fatto di doverlo chiudere. Voi sapete però che se uno vuole bene a voi, vi deve anche tutelare. Questa è la scelta del Vescovo e di noi sacerdoti insieme alla direttrice Suor Donata, che nel frattempo, mentre sono in corso i lavori, di restauro e prima ancora le perizie, noi non possiamo soffrire dell'oratorio, tantomeno del campetto. Chiudere una struttura non vuol dire chiudere, chiudere una struttura non vuol dire però chiudere un'esperienza di vita. Voi sapete che questa terza edizione del torneo dei quartieri di San Giuseppe assume un significato particolare perché è il primo momento che ci ritroviamo tutti insieme a primavera fuori dall'oratorio. L'oratorio, noi abbiamo detto sempre, che è una famiglia. Se ci crediamo veramente, celebriamo in maniera onesta e corretta questo torneo nella terza edizione e soprattutto facciamoci rivedere più spesso. La gente nelle nostre parrocchie ha bisogno di noi. Anche noi adulti abbiamo bisogno di voi. La disponibilità che ci danno i padri mercedari e che ci danno i preti della città, mettendoci a disposizione qui il campo, come magari il Palazzo di Maria Bambina per altre attività o la Cassa Parrocchiale del Duomo, denota che cosa di fondo? Che la città non va lasciato e soprattutto non vi lascerà soli, nemmeno nel vostro impegno, nella vostra missione più grande, di pregare giocando. Però voi sapete che i capolavori belli si fanno a coppia, si fanno a due mani, non solo con una. Allora, la Chiesa ulteriormente vi ha teso una mano, stavolta dovete tendere la mano anche voi. Bene, voi sapete che dal 1600 è rotti che San Giuseppe è il patrono di Orvieto. Io ho l'impressione che per tanti secoli se ne sono accorti in pochi. Ultimamente, partendo da noi sacerdoti, da tutte le parrocchie, abbiamo cercato di rispolverare questa bellissima tradizione. Se c'è una cosa che ci caratterizza nella giostra dei quartieri, nei festeggiamenti di San Giuseppe, è proprio questo torneo. Allora ringraziamo il Signore e ringraziamo San Giuseppe che ci danno questa opportunità. Buon divertimento e lascio la parola, ma soprattutto il fischio solenne, al direttore di gara Marco Vincenti. Inizia sotto i migliori auspici l'edizione 2017 del torneo di calcetto, che per due giorni ha visto confrontarsi tra loro le squadre del quartiere Corsica, Olmo, Serancia e Stella. Il primo incontro ha visto contrapposte due squadre, i giallorossi del Corsica e i biancorossi del Serancia. Mentre entrambe le squadre si davano da fare per portare in vantaggio la propria squadra, abbiamo avvicinato il padrone di casa, padre Contu, per un breve commento sull'evento sportivo. Villa Mercede ha un passato glorioso, quando c'erano i ragazzi dell'istituto. Io sono stato qui anche circa 48 anni fa, quando c'erano ancora questi giovani. Questo era un campo di calcio dove giocavamo insieme ai ragazzi, quindi a me è sempre piaciuto lo sport, perché ho sempre giocato a calcio o a calcetto, quindi
è una gioia. Può tornare. È un po' una gioia interiore che lo può capire solo chi ha sempre giocato. Quindi per noi è anche una svolta, diciamo, per lo stesso oratorio. È un'idea mia è quella di mettere a disposizione il teatro, che è una cosa molto carino, molto bello ed è molto utile per i ragazzi, non solo per lo sport, perché non devono fare solo sport quando si riuniscono, ma ci saranno degli istruttori, ci sono dei giovani nostri, giovani, e ci sta, è gestito un po', è usato dal Limoncello, compagnia Limoncello che sanno, che conoscete molto bene, e qualcuno di questi è disposto anche a insegnare a questi ragazzi. E poi ci sono i campi da tennis. Anche quello, sempre. Poi è il posto che è bello, un posto così all'aperto, al verde. Adesso, oggi non ci sono ancora gli alberi in fiore proprio, però quando il nel pieno della fioritura, questo è un posto molto bello. Posso dire anche che qualche volta possiamo fare così, se raduniamo quelle della mia età e possiamo fare una partitina di calcio. Benissimo, una promessa allora. Il match tra Corsica e Serancia ha visto prevalere il primo sul secondo per 10 reti a 7. Dopo una breve pausa sono scesi in campo i blu dello Stella contro i verdi dell'Olmo. Partita combattuta, anche questa a suono di gol, sin dai primi minuti di gioco, ed alla fine il risultato ha premiato i calciatori dell'Olmo che hanno battuto i colleghi dello Stella per 7-2. Sabato 18 marzo si sono disputate le finali per il terzo e quarto posto tra il Serancia e lo Stella e per il primo e secondo posto tra l'Olmo e il Corsica. Nella finale, per il terzo e quarto posto, abbiamo assistito ad un incontro combattuto con le due squadre che nel primo tempo hanno mostrato maggiore passione e maggiore vigore sportivo, ma tuttavia hanno dato però l'impressione di affievolirsi nel secondo tempo, che è finito con la vittoria del Serancia sullo Stella. Dopo una breve pausa sono scese in campo le squadre che si sono disputate la finale, ovvero Olmo e Corsica. Partita molto combattuta sin dai primi minuti di gioco con le due squadre che hanno fatto di tutto per puntare alla vittoria. Nel primo tempo sia i giallorossi del Corsica che i verdi dell'Olmo sono stati sostanzialmente paritari nel produrre azioni da gol che potessero in qualche modo impensierire i rispettivi portieri, mentre nel secondo tempo il pressing dell'Olmo si è fatto più insistente ed efficace e nel finale del secondo tempo l'Olmo si è imposto passando a condurre e vincendo il match. Come prevede il regolamento, però, non tutti i giochi erano fatti, perché l'esito finale decisivo è stato decretato dal risultato della corsa con l'uovo, che i giocatori delle quattro squadre hanno disputato alla presenza di un folto pubblico, partendo da Piazza San Giuseppe. Ha tagliato nettamente per primo il traguardo il quartiere Corsica, seguito dall'Olmo, dal Serancia e dallo Stella. Don Danilo Innocenzi e l'arbitro ufficiale del torneo Marco Vincenti, dopo aver effettuato i conteggi del punteggio conseguito dalle varie squadre, ha proclamato il vincitore e letto la classifica definitiva.
su, Sugaro! Innanzitutto volevo ringraziare gli arbitri, Marco che è coordinatore e tramite lui anche Daniele Muzzi. E volevamo come comitato di San Giuseppe, come giostra dei quartieri e l'oratorio, dare loro due medaglie. Ultimo classificato, quando vi chiamo... Ultimo classificato, vi prego di venire qua quando dirò chi è con l'allenatori, lo Stella. Un applauso. Terzo posto, Segancia. Secondo classificato, Olmo. Premio la coppa naturalmente per il Corsica. Termina con queste immagini la sintesi registrata dell'edizione 2017 del torneo di calcetto dei quartieri disputato dai giovani dell'oratorio San Filippo Neri di Orvieto. L'appuntamento è per tutti al 2018.